Questi luoghi possono essere recuperati per piccoli centri commerciali, se si vuole, ma possono essere recuperati anche come pensionati. Come cittadino io di San Cristoforo chiedo un'attenzione ai problemi sociali maggiore rispetto a quella che è stata in questi anni realizzata, ma un'attenzione che non è il famoso contributo a pioggia del reddito minimo di inserimento o l'intervento dei servizi sociali. E interventi, diciamo, strutturali, seri, legati anche all'autoimprenditorialità. La popolazione di San Cristoforo chiede il cambiamento. Sulla base di quello che ho detto prima, che il 90% per fortuna sono tutti quanti, con le loro difficoltà, lavoratori onesti, famiglie oneste, su questo non c'è alcun dubbio. Voglio il cambiamento, voglio il cambiamento strutturale del quartiere, nel recupero del quartiere, voglio il cambiamento della società del quartiere attraverso il lavoro, i diritti e nuovi modi di lavoro, e come potrebbe essere la riaffermazione dell'artigianato o per esempio, come noi diciamo tanto tempo, la riqualificazione del quartiere attraverso anche il turismo, soprattutto la parte sud del quartiere. Questi non sono luoghi da conservare perché folclorici e belli, ma sono luoghi da riusare perché possono trasmettere alle generazioni future un senso dei luoghi, però con risignificandoli sostanzialmente. Senza facili concessioni a dire che il passato è bello appunto perché è passato. Il passato è una cosa eccellente, però non prendetelo come scusa per non fare quello che il presente ha bisogno.